Santo Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Fratelli, in questa santissima notte, nella quale Gesù Cristo nostro Signore passò dalla morte alla vita, la Chiesa diffusa su tutta la terra chiama i suoi figli a vegliare in preghiera. Rivivremo la Pasqua del Signore nell'ascolto della parola e nella partecipazione ai sacramenti. Cristo risorto confermerà in noi la speranza di partecipare alla sua vittoria sulla morte e di vivere con Lui in Dio Padre. Prego. O Padre, che per mezzo del tuo Figlio ci hai comunicato la fiamma viva della tua gloria, benedici questo fuoco nuovo e fa che le feste pasquali accendano in noi il desiderio del cielo e ci guidino rinnovati nello spirito alla festa dello splendore eterno. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Dio onnipotente benedica questo fuoco. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il tempo, i secoli, a Lui la gloria e il potere per tutti i secoli in eterno. Amen. Ora viene acceso il cielo pasquale al fuoco vivo. La luce del Cristo che risorge glorioso disperda le tenebre nel cuore e nello spirito. La brezza, la carezza di Gesù.
dell'Assemblea Celeste, un inno di gloria saluti il trionfo del Signore risorto. Dimenticato nulla, vero? Loro, come noi,
dentro la vita terrena senza sbocco di cenni, dentro la vita terrena senza lo sbocco di cenni. Vita fatta di lavoro, di impegni da rispettare, di giorni da riempire, di amori incrociati e amori sposati, di gioie, di fatiche, di dolore, di soddisfazioni e di delusioni, di periodi molto belli, ma anche di periodi molto scuri, come oggi per noi è la pandemia. Ma vita sempre e comunque limitata, imprigionata nell'attimo presente, sempre meno capace di speranza e speranza alta. Quasi a dire, cosa vuoi, la vita è questa cosa qui, dobbiamo farcela andare bene. A volte è come avvertire su di essa un macigno pesante. E questo macigno, ascoltando le persone, è come se in questo tempo di Covid lo avvertiamo proprio. Eppure la Pasqua ha l'ardire di voler rimuovere questa pietra pesante che grava sulla nostra esistenza. Questa è la Pasqua. Le donne, arrivate in prossimità del sepolcro, compiono un'azione tanto semplice quanto a noi ardua. Alzano lo sguardo, dice l'Evangelista Marco. Alzano lo sguardo. L'uomo di oggi non è più tanto abituato ad alzare lo sguardo. Tanto è concentrato su sé e sulla frenesia o la schizofrenia del suo vivere, correre, produrre, consumare, e non ci si può fermare. Alzare lo sguardo vuol dire fermare la corsa. Alzare lo sguardo vuol dire fermare la corsa. Vuol dire guardare con un altro punto di vista le cose e la vita. Cambiare il punto di vista. Vuol dire tornare a porsi le domande chiave sulla propria esistenza e non scappare da queste, perché magari ce le poniamo queste domande, ma poi scappiamo velocemente via davanti a queste. Dobbiamo affrontarle. Perché? Perché cammino? Perché sono al mondo? Qual è il mio scopo? Domande che aiutano a vedere oltre la pietra che spesso ci sovrasta. Queste domande ci aiutano a vedere oltre. Se non ce ne facciamo mai, questa pietra ci schiaccia. Le donne, alzando lo sguardo, vedono la pietra spostata. Quella pietra molto grande che pareva tenere imprigionata la nostra vita senza mai, senza sé, è rimossa, è già stata fatta rotolare. E cosa c'è dietro questa pietra? Si affrettano, affrettano il loro cammino e arrivano al sepolcro. E nel sepolcro cosa vi trovano? Qualcosa che di primo acchito fa un po' paura. E anche noi, se andiamo dietro questa pietra, dietro queste domande, le affrontiamo, quel che incontriamo inizialmente di primo acchito è qualcosa, incontriamo qualcosa che ci mette un po' di timore, di paura. Le donne, entrate nel sepolcro, videro un giovane vestito di una veste bianca ed ebbero paura. Affrontare con serietà le nostre domande più serie e profonde mette paura e serve trovare il coraggio per non fuggire davanti a esse. Probabilmente ci mettono paura perché chi amano la nostra vita ha un cambio, ha dei cambi. A delle inversioni di rotta, chiamano la nostra vita a rinascere. E gli disse loro: non abbiate paura, vincete la vostra paura, non abbiate paura, vincete la vostra paura. Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso, è risorto, non è qui. Ha lasciato il sepolcro, il luogo di morte. Gesù lascia il sepolcro, il luogo di morte, dove
facciamo? Piantiamo la nostra tenda, facciamo sostare la nostra vita. E cosa vuoi? È il lavoro che ho trovato, devo fare questo, non posso fare altro. Cosa faccio? Rischio? Cosa faccio? Oramai la mia vita è così, che cosa devo fare? Attenzione, che abbiamo la vita nel sepolcro. Il Signore lo abbandona al sepolcro, se ne va dal sepolcro. Egli vi precede in Galilea. Seguitemi. Questo è l'invito. Seguitemi. Ha intrapreso un cammino che va verso un oltre rispetto alle prigioni di vita che noi uomini ci siamo accuratamente costruiti. Il paradiso, il regno dei cieli, è la vita nuova che va verso quest'oltre. Noi dobbiamo un po' finirla di perderci in questa vita finita, decadente. Abbiamo fatto di questa vita finita, decadente, il nostro tutto, ma noi non siamo stati creati per questo. Oggi il Signore parla di risurrezione, parla di un oltre. E come entriamo in quest'oltre? Se abbiamo di nuovo il coraggio di usare la nostra vita per amare. La cosa più importante della nostra vita è amare, non produrre, non consumare, non portare a casa dei soldi per metterli da qualche parte. La cosa più importante della nostra vita è amare. Questo amare ci apre verso oltre quella pietra grande che abbiamo messo alla fine della nostra vita. Apre un orizzonte molto più grande, ecco la risurrezione. E non mi fa paura più niente se imparo a vivere davvero in sintonia con le parole del Vangelo. Perché il Signore mi ha creato per qualcosa di stupendo. Questo stupendo lo incontro e lo vivo se con coraggio affronto le domande più profonde della vita che tante volte mi sono trovato addosso. Perché sono al mondo? Perché ho la vita? Perché vivo questi giorni? E se uno non scappa davanti a queste domande, si darà solo una risposta. Sono al mondo perché? Perché devo usare la mia vita per voler bene, per aiutare qualcuno, per rendere bello l'esistente, per amare. E allora poi devi avere il coraggio di investire tutto dietro questa parola, staccandoti dalle tue schiavitù, dalle tue prigioni, che ti sei costruiti o che ci siamo costruiti noi, non so per qual motivo. Il Signore ci chiama alla risurrezione. Questo è l'invito grande. Aiutaci, Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Liturgia battesima. Fratelli carissimi, invochiamo la benedizione di Dio Padre Onnipotente su questo fonte battesimale, perché tutti quelli che nel battesimo saranno rigenerati in Cristo siano accolti nella famiglia di Dio. O Dio, che per mezzo dei segni sacramentali tu operi con invisibile potenza la meraviglia della salvezza e in molti modi attraverso i tempi hai preparato l'acqua a tua creatura ad essere segno del battesimo, fin dalle origini il tuo spirito si equilibrava sulle acque perché contenessero in germe la forza di santificare. E anche nel diluvio hai prefigurato il battesimo perché oggi come allora l'acqua segnasse la fine del peccato e l'inizio della vita nuova. Tu hai liberato dalla schiavitù i figli di Abramo, facendoli passare illesi attraverso il Mar Rosso, perché fossero immagine del futuro popolo dei battezzati. Infine, nella pienezza dei tempi, il tuo figlio, battezzato da Giovanni nell'acqua del Giordano, fu consacrato dallo Spirito Santo e innalzato sulla croce. Egli versò dal suo fianco sangue e acqua, e dopo la sua risurrezione comandò ai discepoli: andate e annunziate il Vangelo a tutti i popoli, e battezzateli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ora, Padre, guarda con amore la tua Chiesa e fa scaturire per lei la sorgente del battesimo. Infondi in quest'acqua, per opera dello Spirito Santo, la grazia del tuo unico Figlio, perché con il sacramento del battesimo l'uomo fatto a tua immagine si
sia lavato dalla macchia del peccato e dall'acqua e dallo Spirito Santo, rinasca come creatura nuova. Discenda, Padre, in quest'acqua, per opera del tuo Figlio, la potenza dello Spirito Santo. Tutti coloro che in essa riceveranno il battesimo, sepolti insieme con Cristo nella morte, con Lui risorgano alla vita immortale. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ed ora, dopo aver benedetto l'acqua, verrà benedetta l'assemblea, proprio perché ricordiamo con questo gesto il nostro battesimo. Dopodiché saremo chiamati a rinnovare tutte le nostre promesse battesimali. Buona Pasqua di cuore a tutti.